Buongiorno, ciao ragazzi, buon lunedì. Spero che il vostro inizio di settimana possa essere il migliore possibile. Allora, ieri non ci siamo visti, mi sono preso una domenica di relax completo, dato che non c'era nemmeno la Serie A e dato che non c'era niente di cui parlare se non cose trite e ritrite che abbiamo già detto, ho deciso di stare zitto. Sapete che non mi piace fare qualcosa tanto per, quindi se ci sono notizie da commentare, ben venga. In realtà qualcosina c'è e c'è anche qualche ragionamento, perché questa comunque, volenti o nolenti, è la settimana che ci porterà ad affrontare il Milan. Ci sarà una partita molto importante con il Milan e, come vi dicevo anche in uno degli ultimi video caricati, temo che la Juventus possa avere delle defezioni importanti. Il Milan ce l'avrà sicuramente, perché Theo Hernandez e Maignan sono squalificati e quindi non ci sono. Però la Juventus aveva dei problemi fisici con Chiesa e Vlahovic. Bisogna monitorare Danilo e soprattutto c'è il caso legato a Nicolò Fagioli. Iniziamo a essere veramente corti, a centrocampo. Iniziamo a essere veramente corti. Aspettando quello che potrà poi venire fuori, perché se non erro domani che gioca l'Italia con l'Inghilterra, e anche qui siamo di fronte a qualcosa di clamoroso, secondo me, di illogico, di insensato. Però a questo punto credo che bisogna accettarlo. Nessuno fa niente per impedire, sembra quasi che agli organi di competenza vada bene così. Fabrizio Corona si è preso una pausa, ha detto che rivelerà tutti gli altri nomi o altri nomi comunque domani sera al termine della partita in diretta Rai, e anche qui mi viene in mente che la Rai, dico potrebbe, ma sono abbastanza convinto che il condizionale si possa escludere, dovrebbe aver pagato Corona la Rai per avere questa esclusiva. Stiamo parlando di una televisione pubblica con dei soldi pubblici. Io sinceramente sono proprio schifato dalla gestione di questa situazione. Corona l'ha venduta dicendo lasciamo spazio alla nazionale, lasciamo tranquilli la nazionale, speriamo di vincere, in ottica europea con l'Inghilterra. Ragazzi, quello che è successo è tutto tranne che volontà di far rimanere tranquilla la nazionale, che comunque ha vinto 4-0 con Malta l'altra sera. Quindi una vittoria rotonda che serviva anche proprio dal punto di vista dell'umore in questo momento un po' così. Quindi domani sera dovremmo avere una nuova ondata di nomi, anche se rimane un po' di lati oscuri, no, su questa faccenda, perché Zalewski è stato citato da Corona, ma delle indagini al momento non ce ne sono, quindi bisogna anche un po' capire se ci sono dei nomi in queste indagini che stanno andando avanti o se il nome di Zalewski, per dire, ha fatto cadere dal pero anche un po' gli inquirenti che ora sono costretti ad inseguire, se il nome è vero, se il nome è falso, perché poi è un attimo, cioè adesso noi abbiamo la certezza di Fagioli, la certezza di Tonali, la certezza di Zaniolo, però nessuno ci dice che tutto quello che uscirà dalla bocca di Corona sarà vero al 100%. Magari in una sfilata di nomi veri ci possono essere anche delle cose false, dei nomi finiti lì per caso, delle fonti che non hanno poi mantenuto, magari sì, e quindi bisognerà semplicemente scavare un po' di più. Cioè, io vedo già troppe persone che hanno tirato il giudizio definitivo sulla faccenda e, come vi dicevo l'altro giorno, Fagioli potrebbe patteggiare e andare a 10 mesi di squalifica. Anche qui bisognerebbe un po' riprendere in mano quelle che sono state le squalifiche effettivamente poi fatte da alcuni giocatori come Masiello, come Izzo, che erano finiti dentro al calcio scommessa, alle combin, proprio aver truccato delle partite, e capire anche la gravità, capire anche quella che può essere la percentuale di colpa all'interno di questa faccenda, perché Fagioli comunque ha ammesso sì di aver giocato sul calcio ma non sulla Juventus, e già questo per me è un grosso sospiro di sollievo, e spero che questa cosa venga confermata, perché per me è davvero degli sportivi che scommettono sulle prestazioni della propria squadra, sulla propria prestazione, in qualsiasi sport, non nel mondo del calcio, in qualsiasi sport non c'è spazio per loro, proprio perché per me lo sport è qualcosa di sacro. Quindi spero veramente che non saltino fuori dei giocatori di Serie A, o a maggior ragione dei giocatori della Juventus che sono riusciti ad andare a giocare poi sulla Juventus, sulle proprie prestazioni, perché è un intreccio, no? Stiamo parlando, secondo me, non solo di sport, perché è ovvio che se hai truccato le partite, se hai fatto delle truffe, poi entra in gioco anche il penale, ma quella è una cosa che mi interessa relativamente all'interno di un canale YouTube che deve parlare di calcio.
però dato che si prospetta una squalifica in cui Fagioli avrà terminato almeno questa stagione sportiva e forse qualcosina anche di più inerente alla prossima, si intreccia con lo Sport, si intreccia con la disponibilità, si intreccia anche un po' col centrocampo della Juve, perché tiene botta, no? Resiste questa ipotesi legata a Bernardeschi al suo ritorno, lui avrebbe già detto di sì, la Juve ci sta pensando, però ragazzi, ma per me è una mezza follia, anzi tolgo, cioè per me è una follia punto. Non è possibile che la Juventus in un momento così vada a riprendere Bernardeschi, tra l'altro che come ruolo non ci azzecca nemmeno niente, quindi dovreste adattarlo eventualmente a mezzala. Poi secondo me la Juventus dovrebbe avere uno sviluppo differente dal punto di vista del modulo, cioè l'ho già detto anche in tempi non sospetti, per me la Juventus dovrebbe passare a giocare a 4 a centrocampo, anzi a 2 a centrocampo, quindi magari mantenendo anche la difesa 3, un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, comunque con uno, due, tre quartisti alle spalle delle punte, di quelle che saranno, quindi meno a centrocampo, a maggior ragione senza Pogba e Fagioli, perché se tu puoi costruirti nella mente uno schema ideale, un modulo ideale, una conformazione di centrocampo ideale con i giocatori che hai a disposizione, se quelli non ce li hai, allora devi modificare, devi cambiare anche in corso d'opera. E secondo me se devi andare sul mercato lo devi fare per un nome importante, quindi il nome di Thuram, se a gennaio si può fare, ben venga, anche a costo di inserire nella trattativa un cartellino se interessa ai francesi, o comunque cedere un giocatore per arrivare. Faccio il nome di Ealing, che a me piace tantissimo e lo sapete, però in questo momento sta prendendo la polvere, cioè Kostic dopo le sirene di mercato rientrate è il titolare, Cambiaso già non gioca, Ealing ancora meno, ed era stato provato anche lui adattato a mezzala di sinistra. Se devo tenermi Ealing in rosa, un giocatore che a me piace tantissimo, ma gli devo far fare la mezzala, che non è il suo ruolo, oppure gli devo far fare 5-10 minuti che non lo aiutano a crescere, allora io lo cedo e vado a prendere un giocatore in un ruolo che mi serve di più, e quindi ipoteticamente rimango con Weah e McKennie come ali a destra, McKennie che potrebbe sì essere riutilizzato a centrocampo, però cos'è questo continuo spostare, questo continuo non avere una formazione definita in testa, e vado a prendere un giocatore che si possa incastrare bene al centrocampo, anche magari in prospettiva di poter gestire un centrocampo a due, perché se penso alla conformazione dei centrocampisti della Juve, Locatelli e Rabiot li abbiamo visti che a due possono giocarci, abbiamo visto anche con Pirlo che Rabiot può giocare in quella posizione lì, o abbiamo visto con Allegri il primo anno soprattutto dell'Allegri bis alcune partite come la sfida con l'Inter in cui hanno giocato Locatelli e Rabiot, poi Locatelli è uscito perché si era fatto male, lo ricorderete dal turbante, quest'occhio gonfio, e hanno giocato Zaccaria e Rabiot, ma secondo me Rabiot in una mediana 2 può fare assolutamente bene se non benissimo, però se penso a quelli che sono rimasti poi McKennie e Miretti o lì in quella posizione non ce li vedo. Nicolussi Caviglia sì, potrebbe benissimo giocare, ma è ancora quota 0 minuti. Cioè, vedete che ci sono tante cose dal punto di vista sportivo che vanno a intrecciarsi con questa roba qui. Parte anche dalle banalità, che banalità non sono, come faccia la formazione in ottica dei cambi. Cioè, adesso i convocati a centrocampo della partita col Milan, Locatelli, Rabiot, McKennie, che comunque spesso volentieri gioca sull'esterno, e Allegri ha detto, Weah è un cambio, quindi McKennie è il titolare, Miretti, che spesso e volentieri lo vediamo più avanti nelle ultime partite, anzi nell'ultima partita addirittura ha giocato dietro la punta, in appoggio alla punta, non è un centrocampista puro Miretti, è un giocatore un po' più offensivo da inserimento, e Nicolò Scaviglia che ha 0 minuti. Vogliamo aggregare Nonge, che è già stato un giocatore che ha fatto la pre-season con la Juve? Sì, d'accordo, ma Nicolussi che è un giocatore della prima squadra ha 0 minuti, cioè, quindi poi bisogna anche un attimino capire la coperta, quanto si allunga, quanto si accorcia, e piuttosto che andare a fare il nome di Bernardeschi, capire che in casa abbiamo dei giocatori che ancora non hanno giocato, e se dobbiamo andare sul mercato deve essere qualcosa di sensato, che possa alzare l'asticella e il livello di questa Juventus. Oggi sentivo anche che dicevano, se serve Juve ti posso ridare Sulé a gennaio dal Frosinone, ma ragazzi, ma è lo stesso discorso, devo riportarmi in casa Sulé per fargli fare la fine di Ealing, o fargli fare quello che Sulé ha fatto anche l'anno scorso? Sulé sta facendo molto bene, lasciamo lì in un percorso di crescita. Quando rientrerà Juventus, se rientrerà, io spero che sarà per giocare, perché sarà diventato un giocatore pronto per fare differenza anche nella Juventus, anche in Serie A. Perché se lo devo riprendere solo per averlo lì e avere il nome in più nei convocati, allora non ha senso. Non ha senso avere solo un nome in più nei convocati. Se devo avere solo un nome in più nei convocati e non guardo l'aspetto sportivo, aggiungo un giocatore dalle giovanili.
e lo faccio comunque giocare nelle giovanili, lo vado a convocare solo quando ne ho la necessità, perché fare mercato tanto per fare, fare operazioni tanto per fare, non ha senso. Un conto è, ti torna Casares a gennaio perché hai ceduto Benatia, ma comunque tu hai la BBC e Casares è il quarto, anzi è il quinto perché c'è Rugani. Ci aggiungi proprio una pedina numericamente. Un conto è se devi andare a prendere un giocatore in un ruolo che ti serve perché stai diventando scoperto in quella posizione e poi adattarlo, perché né Bernardeschi né Sulè comunque sono quel giocatore, a meno che tu non li vada a prendere in ottica davvero di andare 3-4-2-1, però comunque un centrocampista ti serve. Perché cosa fai? Locatelli, Rabiot, McKennie lì non ci può giocare secondo me a due, fa molta fatica, no, non ce lo vedo, Miretti stesso non ci può giocare, Nicolussi lo dobbiamo vedere, ha fatto 0 minuti, quindi sta roba tanto per fare, per me non ha senso. Allora delle due faccio anche dei sacrifici, come quello di Ealing, lo cedo, mi danno 20 milioni, lo cedo, li reinvesto su Thuram, bene, un centrocampista. E questo va in ottica Pogba, perché poi Fagioli rientrerà e poi c'è Rabiot che va in scadenza. Cioè, centrocampo della Juventus è un bel disastro adesso, ragazzi, con questa storia qui. Con queste due storie qui, Pogba-Fagioli, oltre al fatto che anche proprio numericamente è un problema. Quindi occhio, perché secondo me il discorso più importante dal punto di vista sportivo è questo qui. È anche capire che secondo me il 3-5-2 non può essere la via, a meno che poi tu non voglia riadattare allora Ealing come mezzala dopo che non l'hai mai praticamente visto tra i titolari e comunque andrebbe a occupare la mezzala di sinistra, che dove gioca Rabiot, e allora cosa fai? Sposti Rabiot a destra? Sì, lo può fare, però cioè, vedete quante se abbiamo detto, se, boh, sì, forse, non lo so, quante volte abbiamo detto così? Bel rebus, bel problema.